a un incontro all'aperto, e ripeto, all'aperto, in cui si discuteva, ovviamente, chi mi conosce lo sa, cosa fare e come organizzarci per quella che è una resistenza civile a questa deriva dittatoriale, psicosanitaria e di controllo sui nostri corpi in modo elettronico, sappiamo di cosa passiamo, ma sono arrivati con una azione di polizia ridicola, camionette della polizia, tutti qua, dateci i documenti, proprio come un regime dittatoriale. Ovviamente non potevano farci niente perché non avevano nessun pretesto per farci niente. Ancora, perché in futuro magari neanche quello avranno bisogno. Ti mettono direttamente e basta. Però, va, come sapete, bisogna arrivarci un po'. Loro, dal loro punto di vista, ci devono arrivare un po' alla volta. Quello che era lo scopo era intimidire. Cioè, io vengo là, sistematicamente controllo i documenti, non a quel locale, a quell'altro locale o a random, la gente che quelli che devono essere conosciuti, schedati e intimiditi. Bene, io vi dirò, questo canale si chiama io non mi piego, ma io neanche mi intimidisco. Anzi, queste cose qui danno maggior. Loro non possono capire che c'è della gente che mette al primo piano non il proprio tornaconto personale, ma altre cose, quindi credono che si fanno intimidire. No, creano un'atmosfera di sfiducia, sfiducia e di percepita ostilità delle istituzioni. Cosa fa una persona con le palle? Non si fa intimidire. Arrivederci.